Minuto 88, palla sul calcio d'angolo e... Il gol più importante della mia vita. Abbiamo... Spero che possa entrare nei ricordi di una città come Cesena. Ci abbiamo messo un paio di minuti, per la verità, a capire che cos'era successo, perché Cioffi si è buttato in mezzo alla curva, tutti che travolgevano. Com'è nata la dinamica? Anche noi in campo, cioè io lo sapevo benissimo, ma riguardandolo è comprensibile un po' di confusione. La voglia di far entrare la palla in porta era così tanta che comunque non è importante, l'importante è che sia entrata e che abbiamo potuto festeggiare tutti insieme. Poi sono stato io, ma poteva essere chiunque altro, la gioia è la stessa, rimane enorme. Quindi la dinamica, tu hai colpito di sterzo, siete andati in due tecciovia, com'è stata un po' la dinamica? No, riguardandolo, io ero davanti ad André, l'ho presa io, poi chiaro, magari dalla telecamera sembrava che ci sovrapponessimo, ma insomma ero io ero davanti, André dietro. Abbiamo fatto lo stesso movimento. Penso che se non l'avessi preso io l'avrebbe preso Andrea, però l'importante è che sia andato dentro. Poi si è scomparso tra la folla, il pubblico, i giocatori. Sì, siamo stati soffocati. Ci siamo uniti i giocatori in curva e i tifosi in una cosa sola. Sia il tecnico che il direttore sportivo hanno parlato di gruppo, compattezza del gruppo, di tutti importanti, tutti utili. Ti senti un po' l'emblema, non avendo giocato tutte le partite dall'inizio, di una stagione quantomeno particolare? Certo, io è vero, non ho fatto, soprattutto nei giorni di ritorno, molte partite titolari, ma le squadre forti, quelle che vincono i campionati con giornate di anticipo, sono tali perché tutti i 25 componenti della squadra insomma sono stati presi per lottare per il vertice, quindi che giochi uno che giochi l'altro, la squadra è forte e ognuno di noi ha dimostrato di essere più forte degli altri avversari. Quindi sì, il gruppo è stato fondamentale nel nostro cammino e lo sarà ancora fino alla fine.